ciao! Benvenuti sul canale di Giorgia Caterino, ovvero io, in arte Gio Cate. Ho 27 anni, vivo a Vigevano e sono del segno dei gemelli, nata il 6 giugno. Sono una ragazza estroversa e appassionata e su questa piattaforma voglio portarvi tutto ciò che mi piace e che mi rende me stessa, quindi tutte le sfaccettature della mia personalità e le cose che in generale mi appassionano. Con questo video di presentazione voglio in particolare aiutare voi spettatori a orientarvi su questo canale apparentemente confuso, ma che in realtà ha un senso, esattamente come me. Partiamo dal principio. Prima di tutto vi voglio dire che ogni lunedì, giovedì e sabato uscirà un video alle 14. Le 14 in generale saranno l'orario di uscita di tutti i miei video, salvo che non ci siano delle date particolari che tra poco vi andrò ad elencare, motivo per il quale in alcuni casi l'uscita lunedì, giovedì e sabato slitterà di un giorno o in avanti o indietro a seconda del caso. Prima di tutto voglio dirvi che sono un'insegnante di danza. Ben per questo, dato che è stato molto apprezzato in passato, porterò il mio format Danza con Gio ogni lunedì. Il format Danza con Gio servirà a voi, profani del mondo della danza, ma anche appassionati, di orientarvi meglio su alcuni argomenti che riguardano la danza, alcuni un po' più seri e altri invece un po' più divertenti. Oltre a insegnante di danza, sono anche una scrittrice. Ben per questo ho deciso di portare, alternato ad altri video, il 21 del mese, il format Gio scrive, un format che ho sperimentato nel mese di dicembre 2020, che ha riscosso un discreto successo, nel quale vi porterò appunto i miei segreti di scrittrice, sia per quanto riguarda le opere che scrivo, il mio metodo e insomma varie cose anche del mio passato di scrittrice. Forse nella mia personalità c'è anche un lieve accenno di egocentrismo, motivo per il quale ogni giovedì si alterneranno i seguenti tre video. Prima di tutto i preferiti di Gio, ovvero un format nel quale io, in base ad alcuni argomenti concreti o astratti che siano, vi elenco i miei preferiti. Ci sarà poi Gio Consiglia, un format che ha riscosso un sacco di successo, nel quale io vi porterò sul canale profili Instagram, pagine Facebook, canali, persone che mi piacciono, in base sempre a un determinato argomento, mood, insomma, vi consiglierò delle cose. Infine, ultimo video del giovedì sarà Spreferiti di Gio, ovvero il contrario dei preferiti di Gio. Quindi se con i preferiti di Gio vi porto le mie cose preferite, su Spreferiti di Gio vi porterò invece le cose che odio di determinati argomenti. Mi piace guardare film, serie TV, ma soprattutto film d'animazione e serie animate, motivo per il quale ogni sabato usciranno tre format in tema. Il primo sarà TV Gio, un format abbastanza vasto nel quale io vi parlerò in generale di film, di serie TV, insomma di argomenti che riguardano il mondo della televisione e dello streaming. Ci sarà poi il famosissimo Cartoon Gio, un format sperimentato ampiamente nel 2020, nel quale invece mi concentrerò di più su cartoni animati e film d'animazione, che sono appunto una delle mie passioni più grandi. Infine, l'ultimo format che uscirà ogni sabato sarà Reaction, ovvero le reaction a cose estremamente imbarazzanti o comunque cose che non ho mai visto, cose che sono rinomate per essere molto appunto imbarazzanti. Inoltre vi aggiungo che l'ultimo di ogni mese ci sarà un wrap up di ciò che ho visto durante appunto quel mese. Attenzione, vi dicevo prima che ci sono delle date, dei numeri in particolare da ricordare. Il primo numero da ricordare è il 6, che è un numero appunto, come ho detto all'inizio, che mi rappresenta in quanto è il numero della mia nascita, dove mi potrete conoscere meglio attraverso i tag che saranno sia personali sia book tag, che è un format che io tutto sommato adoro perché mi dà sempre molti spunti per le mie letture. Il 15 di ogni mese invece sarà dedicato alle mie passioni frivoline, diciamo, quindi i contenuti un po' più divertenti. L'haul, quindi il format nel quale io vi faccio vedere ciò che ho comprato, ciò che mi è stato regalato. Uscirà solamente nei mesi di gennaio e di giugno-luglio, poiché ricevo regali o comunque mi faccio degli autoregali solo in occasione di Natale e del mio compleanno. Ci sarà poi Baking Gio, dedicato a un'altra mia grande passione che è la pasticceria, quindi in questo format vi mostrerò delle ricette di dolci che decido di sperimentare con voi. Ci sarà poi l'immancabile challenge, quindi a seconda del periodo magari deciderò di fare una challenge divertente che magari mi consiglierete voi. Ci sarà Drawing Gio, in quanto sto cercando di appassionarmi al disegno perché ho scoperto che è una cosa che mi rilassa tantissimo, e quindi vedrete dei fantastici time lapse di alcune delle mie opere. Infine
infine ci sarà il make up poraccio, che porterò sul canale in occasione di Carnevale, Halloween e Natale, per fare appunto dei make up a tema. Una di queste mie passioni frivoline sarà invece il 21 e si alternerà con altri tipi di video, What Joe Eats in a Day, un'alternativa del classico format What I Eat in a Day, perché sarà tutto a tema, quindi sarà una sorta di challenge alimentare, dato che il tema alimentazione è un tema che mi piace moltissimo. Mi sto dimenticando di qualcosa che ho portato sul canale per 4 anni? Forse sì, e sono i libri. Io sono una lettrice appassionatissima e ben per questo ho deciso di proseguire nel portare video a tema su questo canale. E ce ne saranno di diversissimi tipi, a partire dal wrap up e TBR delle mie letture del mese precedente e del mese successivo, il primo del mese. Il 25 di ogni mese uscirà una books review, tranne nel mese di maggio, dove probabilmente a puntate uscirà, in occasione dell'anniversario del canale, il famoso bookshelf tour. Il 21, appunto, come dicevo prima, si alternano a Joe Scrive e What Joe Eats in a Day, altri due format che riguardano appunto i libri. Il primo, che sarà il 21 marzo e il 21 settembre, è I racconti secondo Joe, un format nel quale io prendo delle raccolte di racconti, di fiabe, di favole e vado a fare una sorta di classifica appunto delle varie storie. Invece il 21 giugno e il 21 dicembre uscirà 5 per un autore, un format a cui io tengo molto perché mi aiuta a conoscere alcuni degli autori più amati, nel quale io scelgo 5 dei romanzi più affermati dell'autore indicato e vado a leggerli a questo punto uno ogni mese, per arrivare poi a un video nel quale vi parlo dell'autore in sé attraverso le opere che ho letto. Se volete recuperare alcuni di questi format, trovate delle comode playlist che ho appena riorganizzato, in modo che voi possiate appunto orientarvi meglio in questo canale. Sono sicura che tra queste troverete qualcosa che vi affascina. Ovviamente io non sono solamente su YouTube e vi mostro appunto i miei social. Il primo social di cui voglio parlare, appunto abbiamo appena parlato di letture, è Goodreads, un social nel quale raccolgo appunto le mie valutazioni sulle letture, e se mi seguirete troverete anche qualche spoiler prima che esca il video di wrap up e TBR. Ho un profilo Instagram nel quale troverete contenuti quotidiani paralleli ai video che usciranno, ma anche inediti, quindi vi parlerò passo passo di letture, film e varie cose che faccio durante le giornate. Troverete alcune delle mie poesie, dato che mi piace molto scrivere anche poesie. Troverete vari modi di interagire con me attraverso le stories, insomma è veramente un social imperdibile se volete seguirmi. Parallelo a questo abbiamo una pagina Facebook, un po' uno specchio del profilo di Instagram, ma in particolare utilizzo la pagina Facebook per aiutarvi a partecipare ai miei video, quindi attraverso sondaggi, richieste, insomma varie cose le troverete nella mia pagina Facebook. Infine, per aiutarvi a monitorare tra virgolette quello che vedo, che recensisco per quanto riguarda film, cartoni animati, serie TV, mi trovate su TV Showtime. Infine vi lascio qui la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze, in quanto mi piacerebbe molto conoscervi e magari collaborare con voi. Credo di aver detto tutto, io vi mando un bacione e vi aspetto presto su questo canale.